Blackbirds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You're only waiting for this moment to rise. Questa mattina facciamo anche un po' un esperimento, perché parleremo dall'aula virtuale che sta a Lugano con il professor Di Rocca. Con noi ci è collegata anche la dottoressa Schulz e la presidentessa Pisuis e il dottor Paolo Ortelli, che si occupa della parte osteopatica. Come ha presentato Sergio, si lavora in RMP multidisciplinarietà, quindi ci sono varie figure. Il lavoro che presenterò alla fine avrà lo scopo di illustrare il regolatore miofunzionale posturale del professor Di Rocca. Però come ci si è arrivati, come ci è arrivato il professore a questo apparecchio? Poi ci sarà un intervento del professor Di Rocca che parlerà della parte clinica dell'RMP, di che cos'è l'RMP, la filosofia RMP. Spesso filosofia si usa in modo improprio, filosofia è amore per la conoscenza, quindi è il cercare di studiare e formarsi per arrivare a una verità che forse non si raggiungerà mai, ma è comunque una filosofia. Dunque, il titolo è stato già detto, dal monoblocco di Robben e Andresen, che erano due monoblocchi, al regolatore di Di Rocca. Perché Robben e Andresen? Perché sono fondamentalmente diversi, non tanto nell'apparecchio, ma nella filosofia. Ci sono due titoli, questo lavoro è stato presentato insieme a tutto il gruppo RMP a L'Avana, all'Università San Gerolamo e al Congresso di Stomatologia Internazionale. E poi all'IOT, lo stesso lavoro, mi è piaciuto portare in giro il nome IOT anche a Cuba, quindi è una cosa che ho fatto con grande orgoglio nazionale. Adesso vi faccio vedere un po' di cose. Questo è il primo lavoro pubblicato, per quanto mi riguarda, all'estero, sulla rivista Ortodoncia, che è la rivista di ortodonzia e posturologia spagnola. L'articolo è sulla costruzione, andrà in stampa tra poco e sarà il primo articolo che farà poi bibliografia. Questo è tutto il gruppo che ha partecipato all'evento di Cuba. Ci sono delle dottoresse argentine, delle dottoresse messicane, c'è tutto il gruppo svizzero, ci sono io. È stato un grande successo, tant'è che abbiamo ricevuto delle onorificenze come membro onorario dell'Associazione Messicana di Ortopedia Cranio-Facciale. Ho avuto modo di conoscere il professor Alvarado, che è il referente per la RMP in Messico, e Marshall Korn, che era lì come relatore, ma ho avuto la possibilità di passare del tempo con lui a pranzo insieme al professore, e dicono io non lo conoscevo così bene. Anche lui è un vero scienziato funzionalista, ma in America purtroppo la funzionale impatta dura e quindi anche lui è un po' ingabbiato. Questa è un po' la mia storia. Ci tengo ogni volta a ricordare l'evento del 1991, perché forse da lì vedete anche Roberto Palodetti, che è qua fuori, da lì è ripartita un po' la funzionale in Italia. Eravamo inquinati, immersi in un meccanicismo assoluto. Dal 91, con quell'evento, insieme a Stockfish, Bimler, Levrini e Farcinc, abbiamo fatto un po' ripartire la funzionale in Italia. Il Pinza d'Oro, articoli con Bimler, il manifesto, e anche questo fa parte della mia storia. È la prima volta che Jacopo ha parlato in pubblico. Un lavoro piccolino sullo scarparo di Nerio, che è una grandissima metafora dell'appiattimento, dell'uniformare tutte le facce, tutte le teste alla prima classe. Nerio l'ha scritto 20 anni fa, ma era sicuramente avanti. E andiamo un po' a vedere come si colloca il regolatore del professor Di Rocca. Qua vediamo uno splendido lavoro di Stockfish, dove ha raggruppato tutti gli apparecchi funzionali conosciuti fino intorno agli anni 70. Il regolatore non c'è per un motivo anagrafico, perché il professore l'ha messo a punto nell'82-83,
E perché effettivamente il regolatore di Virocca è un apparecchio completamente diverso dagli altri. Vedremo nelle caratteristiche, anche il professore lo spiegherà. Non può essere collocato all'interno, benché questi attivatori, questi apparecchi siano stati suddivisi in base alle loro caratteristiche, nessun gruppo può fare riferimento al regolatore di Virocca. Allo stesso tempo però il professore ha preso qualcosa da ogni attivatore con cui ha lavorato negli anni precedenti, perché il professore ha studiato con Planas, poi ve lo dirà lui, con Bimler, con Stockfish. Poi lo vediamo nelle caratteristiche. In quel gruppo ci sono degli apparecchi che noi ritroviamo oggi di moda nella pratica quotidiana. Vedete l'attivatore in caucciù di Robin, io ci vedo il pin block, quello è il pin block. Di là, non lo nomino neanche perché è famosissimo, ma era un apparecchio di Brummer del 1930. Quindi in tutti quegli apparecchi, se noi andiamo a fare mamma non mamma come con una margherita, la metà se ne vanno perché sono dei cloni di apparecchi comunque precedentemente nati, che non è come col regolatore di Virocca, che lui ha preso alcune cose da altri attivatori. Sono delle copie, dei cloni. I modelli, sappiamo tutti l'importanza dei modelli, lavoriamo in laboratorio, sono la base di partenza per qualunque costruzione, i vari orientamenti dei modelli negli anni. Questo per farvi capire che gli autori degli anni precedenti mettevano l'apparecchio all'apice dell'interesse. Se noi paragoniamo il sistema correttivo di qualunque autore, mettevano l'apparecchio. L'apparecchio era l'apice di tutto. Nel sistema RMP l'apparecchio non è che perde di significato, ma è una piccola cosa in un contesto diagnostico che acquista importanza. Non è l'apparecchio. E è l'unico apparecchio, questo lo ripeterò magari più volte, che non può essere costruito senza una precisa progettazione. Perché la progettazione è fatta in base a dei test, in base a un percorso diagnostico. Mentre con altri apparecchi la fantasia e l'esperienza del tecnico può sopperire a una mancata progettazione, con il regolatore questo vedremo che è impossibile. Iniziamo un po' anche a vedere le differenze, Robin e Andrese. Iniziate a guardare i profili. Qualcuno che mi ha seguito in questo anno, che mi ha sentito parlare più volte, parlavo di giriamo i profili per farci vedere che siamo dei funzionalisti. Walters, Bimler, Robin stesso, Darwin, tutti quelli che facevano antropologia, tutti il profilo a sinistra. Il profilo a destra, gli americani e Andresen. Sistemi di zoccolatura dei modelli, si sbizzarrivano, ma non uscivano dalla bocca. Sistema di squadratura del modello, particolare alla tecnica, all'apparecchio, ma non uscivano dalla bocca. Nel corso degli anni, io ho un piccolo laboratorio, nel corso degli anni sono stati selezionati degli apparecchi, voi vedete questa fila a destra, sono gli apparecchi che vengono fatti maggiormente nel mio laboratorio. Come venivano scelti gli apparecchi negli anni passati? In base all'ingombro, no, il Frankel è troppo grande, no, l'altro si rompe troppo spesso. Qui c'è un'interessante ricerca di un professore tedesco dove ha misurato il volume e il peso di ogni apparecchio. E vi fa capire che in realtà l'ingombro è un fatto suggestivo, perché con il Bimler abbiamo un peso di 6 e un ingombro di 2,5, ma il Bimler non apre niente in verticalità. Quindi lo spazio per la lingua è quasi lo spazio che c'è a disposizione in relazione abituale. E so, col Bionator, per esempio, la lingua ha più spazio, ma la scelta era su questa base, non era sulle caratteristiche dell'apparecchio o su altre cose. Oppure su quello che si trovava in giro, testi, il Planas fino a inizio anni 80 era praticamente sconosciuto in Italia. Non c'erano libri e quindi il Planas non si faceva. Non era una scelta ragionata come si inizia a fare adesso. L'apparecchio viene scelto per le sue caratteristiche.
Qui c'è una cosa molto importante che fa parte un po' della clinica, ma ieri ho sentito parlare insieme al collega Arturo che certi sistemi che sono stati presentati vengono utilizzati perché si fatica oggi con la situazione sociale che c'è a far collaborare i ragazzini. Ma la collaborazione è un fatto, io parlo di incorporazione. Il medico deve saper trasmettere al bambino, oltre che la sua convinzione nel sistema, con empatia, creare un rapporto di collaborazione reciproca. E molto spesso questo non viene fatto, l'apparecchio viene rifiutato. Addirittura in psicanalisi, processo di acquisizione reale o fantasmatica di un oggetto all'interno del proprio corpo. È un tipo di relazione tra soggetto e oggetto, tipico della fase orale. Capite che è molto importante, cioè si mette una cosa dentro la bocca di un bambino che ha una sua vita, un suo carattere. E Walter se ne parlava in modo anche più preciso. Il bionato reagisce molto più efficacemente se vi è una giusta corrente di comunicazione tra il medico e il paziente. Il dentista deve sapere inculcare l'entusiasmo e direi la fede che egli stesso ha nell'efficacia del metodo. Capite quanto sono importanti queste parole scritte più di 60 anni fa? Tu Stefano, queste cose le sai. E, vabbè, qui possiamo... Ecco Robin, iniziamo a vedere le differenze tra Robin e Andrese, poi tra Walters e Bimler, e poi una panoramica di alcuni apparecchi. Poi mi fermo e parlerò di Rocca. Chi era Robin? Un farmacista. Dopo aver notato le cattive condizioni di salute di alcuni bambini senza essere malati, che presentavano una postura anomala, descrive il trattamento della sindrome glossoptosi con un'adeguata alimentazione, trattamento omeopatico, attenzione all'ortostatica e alla postura. 1867 è nato quest'uomo, e lo diceva inizio secolo. Aveva fatto il suo monoblocco, non mollava mai il paziente perché durante i pasti portava quel simil-byte inferiore, con mezzi che noi abbiamo dimenticato, modelli con lo zolfo, apparecchi vulcanizzati. Affiancato a lui c'era il sistema norvegese di Andresen e Oikon. E lui già metteva degli elementi attivi all'interno dell'apparecchio, oltre che tenere il profilo girato a destra come quid e fare riferimento alle classi di Engel, e mentre Robin non ne faceva parte, aveva messo in piedi tutta una serie di elementi attivi che contribuivano a spostare in modo meccanico i denti. Robin invece diceva: io i denti non li lascio stare, perché loro poi si spostano da sé. Bimler e Walter, tutti e due contemporanei, hanno fatto due apparecchi che a prima vista potrebbero anche sembrare uguali, ma in realtà già avete visto Walter cosa diceva dell'empatia a livello del morso di costruzione. Bimler lo preparava in un articolatore, un mezzo comunque meccanico. Walter parlava di morso psicodinamico, di sicurezza psicoesistenziale. Quindi capite quante differenze ci sono. Loro si avvicinavano senza coraggio a quello che si sta parlando ora, che si parla oggi, che tanti altri parlano del riferimento e della correlazione tra la bocca e tutto il corpo. Il sistema di funzionamento a confronto dei due apparecchi, uno elementi attivi e sposta i denti sfruttando le forze che ci sono in bocca, l'altro sfrutta la lingua, modula il corpo in resina sull'utilizzo della lingua. Questa diapositiva a destra è paradigmatica, nel senso che l'ansa modellata in un certo modo manda la lingua dove vuoi e con una forza costante di 2500 volte al giorno va a impattare senza utilizzare elementi attivi. Qualcosa è stato preso. Questa cosa di Bimler è interessante, lui identificava nel colore il sintomo principale da attaccare. Questo per rendere l'apparecchio più semplice, di non caricare l'apparecchio di troppi elementi, renderlo difficile da gestire, ma attaccare il sintomo principale. Questo vedete che viene fatto anche in RMP.
progettato 30 apparecchi, ognuno per le diverse malocclusioni, ma sempre rimanendo all'interno della bocca. Una progettazione molto attenta, molto importante. Qui vedete con le frecce rosse si indicano i movimenti che ci sono indotti dalla, che ci saranno indotti dall'apparecchio. Con le frecce verdi i movimenti che avvengono naturalmente nella bocca, comunque. E su questo veniva modellato l'apparecchio, veniva progettato l'apparecchio. Esempi di bionato, il motore del bionato nel fresaggio. Oggi non parliamo di bionato, ma è la parte fondamentale, la parte che caratterizza l'efficacia dell'apparecchio. Il motore dell'apparecchio, il fresaggio. Io ho messo gli scudi, perché anche gli scudi poi li ritroviamo nel regolatore. Una cosa importante che il regolatore ha, che molti altri apparecchi funzionali non hanno, è che il regolatore non altera la postura. E questa è una cosa che pochi apparecchi, siccome poi andremo a parlare anche un po' di postura, è uno dei pochi apparecchi che non altera la postura. Troveremo nel regolatore qualcosa di Frank, con gli scudi, certi di Banta. Qui colgo l'occasione, si vede spesso alcuni apparecchi con le ritenzioni in filo disordinate, nel senso che non sono parallele, sono vicine. Noi con le ritenzioni in filo, questo lo dite ai giovani, dobbiamo consentire un libero adattamento dell'apparecchio. Questo nel regolatore è molto importante, perché il regolatore parte da una posizione zero, resettata. Viene riattivato successivamente, anche in senso propulsivo, in senso verticale. Quindi quando mettiamo i fili, mettiamo i fili nel regolatore, dobbiamo tenere conto che quell'apparecchio verrà successivamente modificato nel corso della terapia. Non dobbiamo permettere che il medico, quando va a grattare, si trova un filo che è stato inserito nella resina come ritenzione in modo non giusto. Planas. Troviamo qualcosa anche del planas sul regolatore. Planas che sfrutta l'inclinazione delle piste per dare un movimento condizionante e propulsivo alla mandibola. Il Kinetor è stato praticamente abbandonato per un problema di marchio di conformità, ma è un apparecchio interessante che ha dato molto allo sviluppo dell'ortodonzia funzionale. Però c'era qualcosa che non andava. Perché Stockwich ha fatto le anse disinseribili? Perché le anse si rompevano e quindi era necessario farle disinseribili. Ma perché si rompevano? Perché la relazione che dava l'apparecchio non era fatta indagando la postura, andava contro delle forze che ci sono in natura e si rompevano sempre le anse. Infatti io ho fatto questa modifica che è stata accettata dal professore, perché il tubo, quando il bambino Brooks si muove, il tubo scivolava all'interno e allora con questa aletta si conteneva, ma anche qui era un muro che si metteva che non doveva essere messo, a compensare ciò che al tempo ancora non si capiva. La grande caratteristica del Kinetor di modificare nel corso della, e qui ritroviamo un'altra cosa che c'è nel regolatore, modificare nel corso della terapia la relazione con cui si partiva all'inizio. I tubi, io ho fatto delle modifiche con l'apparecchio APE che qualcuno conosce, i tubi uscivano sempre, ho messo questo inserimento a scalino nei nuovi tubi per evitare che uscissero. Ma anche lì uscivano perché? Perché c'era un'attività parafunzionale condizionata da un errato morso di costruzione. Adesso qui io mi fermo al libro del professore che è uscito un mese fa in italiano sul metodo RP e lascio la parola al professor Silverio che vi illustrerà, prima che faccio la costruzione del regolatore, vi illustrerà un po' il regolatore che cos'è l'RMP. Prego, prof. Allora, perché a me piace parlare di ortopedia cranio-facciale, mio-funzionale e posturale e non di ortodonzia funzionale. Noi parliamo sempre con i tecnici che si protraggono nel mondo, però ortodonzia è il movimento dentario. Se io sto parlando di ortopedia, sto parlando di ossa. E per quello a me piace parlare di ortopedia. E l'ortopedia, che è un movimento di crescita, e dove il dente sì, probabilmente può generare, può avere dei problemi, può essere anche mosso dopo secondariamente. L'apparecchio veramente funzionale è quello che utilizza i muscoli per stimolare la crescita, per la sottivazione. Allora, quando noi parliamo, noi il nostro gruppo si parla di ortopedia cranio-facciale, perché è un movimento delle ossa del cranio
e del sistema facciale, non è semplicemente la bocca. Infatti la mia specialità è ortopedia funzionale dei mascellari. 32 anni fa io sono stato uno dei primi specialisti in Argentina con queste specialità nella scuola di ortopedia, parlavamo di ortopedia funzionale dei mascellari, cosa è sbagliata anche, perché l'ortopedia è di tutto il corpo, e già lo vedrete un po' perché è posturale. Beh, questo è, avevo avuto un po' di problemi con il microfono, volevo far salutare alla gente del nostro, della nostra associazione. Come vedete lì, la RMP International School insegna così in questa aula virtuale e poi con i corsi pratici, e ci sono due associazioni che sostengono, una che è per l'Europa, la API Swiss, che è il cui presidente la dottoressa Sandra Schutz, e la AMOCOA, che è l'associazione di ortopedia craniofaciale messicana, e il suo coordinatore, il suo presidente, il professor Arturo Alvarado, che siamo stati adesso in Messico. Quando noi parliamo di riabilitazione, riabilitare vuol dire abilitare un sistema che non funziona, è una parola molto molto grossa che si prende tante volte alla leggera, e io poi metto lì sotto per le scienze della salute, e voi, penso che lo sapete, siete parte della scienza della salute. Le scienze della salute siamo tutti noi che dobbiamo andare a lottare tutti i giorni una guerra contro la malattia. È una guerra che tante volte si perde, figuriamoci se andiamo da soli, o se andiamo solo con una spada, o con una forchetta, o con un coltello, la perdiamo sicuramente. Per quello la integrazione, per quello la scuola, la RMP è nata. E questa è una frase che io metto sempre nei miei corsi, che mi piacerebbe che voi oggi la memorizzate. La mente è come un paracadute, se non si apre non serve a niente. Io mi auguro che oggi voi avrete il paracadute aperto, no? È importante questo, perché se la mente è aperta si capisce. E questa è un'altra frase di Maslow, che era uno psicologo, che una volta ha detto: se l'unico strumento che hai è un martello, vedrai tutto il mondo con forma di chiodo. Questo la metto io perché? Perché un esempio è la super specializzazione. Se io ho un solo martello, che è la mia specializzazione, vedo tutto dal punto di vista del mio punto specialistico. No? E poi l'RMP è nata lì, tanti anni fa, 1979, con un'idea che crociate in mente, un sogno, in Patagonia, in Argentina. In quella epoca vivevo in Argentina, è nata lì, è crociato l'oceano ed è sbarcata in Italia nel 1985. Nel 1988 io sono stato uno dei primi che ha parlato di postura in un convegno che si è fatto a Palermo tanti anni fa, nell'ospedale civico. In quell'epoca là si guardavano male perché non c'era un concetto di postura come oggi. E poi, per destino della vita, io sono andato via, ho fatto un po' di tempo in Italia, poi sono andato via, l'RMP è andata un po' a spargersi in tutto il mondo. Oggi l'RMP, la scuola dell'RMP International, è in tutto il mondo, adesso un po' tornata in Italia come formazione. Orlando è il mio maestro ortotecnico dentro di questa scuola, io sono molto orgoglioso di avere Orlando come maestro ortotecnico formatore dei miei tecnici, dei nostri tecnici, in questa grande famiglia internazionale, come vedrete lì, è un po' gira tutto il mondo, è un po' gruppi di studio e gruppi di formazione in tutto il mondo, in tutto il continente, con la stessa mentalità di amare la interdisciplina. Non si può parlare del corpo a pezzettini, è un errore grossissimo che abbiamo fatto tutti, che ci hanno insegnato a fare tutti. Non si può trattare il corpo individualmente. È una azione da una parte genera una reazione da un'altra parte. Quelli che facciamo ortodonzia lo sappiamo bene. Se io muovo un dente, una reazione dall'altra parte. Faccio ancoraggio per non creare problemi, vero? Ma così succede nel corpo. Ogni volta che noi facciamo qualche cosa, c'è una reazione da un'altra parte. Azione e reazione. E per quello è importante capire la integrazione, per quello è importante capire che l'apparecchio è importante, è molto importante, certo di sì, però è importante tant'altro. Questa è la foto che volevo fare onore a Orlando nel congresso che siamo stati adesso in Cuba, dove io ho dato lui il riconoscimento come maestro ortotecnico di tutta la mia scuola. Quello che vedete alla sinistra, il professor Alvarado di Messico, è stato un congresso di molto molto successo. Questi sono stati i miei maestri, io ho studiato direttamente con loro, i principali, io ho studiato con tutti. Tutti loro avevano una parte della ragione. Oggi si parla di Planas, io studiai con Planas, litigavo tutti i giorni con Planas.
con determinati concetti, perché lui parlava di regole fisse, delle leggi, non ci sono leggi in natura, non c'è niente fisso. Ho studiato con Binder, con Deleuze, con la sua maschera, con Frenkel e tanti altri, ho messo un po' con chi ho studiato con tantissima gente, per quello è nata RMP, e tutto dipende dall'occhio con quale io guardo, ma anche nel nostro lavoro. Questo è una cosa che la medicina fa sempre, eh? Uno parla, l'altro si tappa l'occhio, la medicina non si integra purtroppo, e se noi vediamo il punto di vista, no? Questo per uno è il 9, per l'altro è il 6, dipende, ma il cervello ragiona così, con punti di vista, e poi tutto dipende dal punto di vista, no? Il dispositivo, tutti i nostri maestri alla punta di tutto era il dispositivo, perché? Perché loro puntavano sulla bocca. Nessuno di loro aveva capito, io studiai con tutti, io in 42 anni di professione ho avuto la fortuna di girare il mondo e continuo ancora a girarlo, e ho studiato con tutti, ognuno di loro era la sua stella, la prima donna era l'apparecchio, per loro sia chi sia la prima donna era l'apparecchio. Perché? Perché l'avevano inventato loro, perché l'avevano costruito loro, perché era così. Nessuno teneva conto del corpo, nessuno teneva conto di una diagnosi olistica, non si teneva conto di come reagiva la postura, la psiche, l'alimentazione, eccetera, eccetera. La integrazione del corpo è importantissima, per noi anche, non per gli altri. E la squadra vincente è questa, l'odontoiatra, il tecnico e l'apparecchio. L'apparecchio è un strumento dentro di una squadra. E come mai può parlare lo stesso linguaggio un tecnico e un odontoiatra se uno non conosce il lavoro dell'altro? Io tanti anni fa in Argentina studiai laboratorio, io costruivo i miei apparecchi per poter guidare un tecnico, per poter disegnare un apparecchio. Ora non posso io parlare con voi se io non sono laboratorio, e voi non potete parlare con me se non sapete qualcosa di clinica. Questa è la squadra vincente, ma non solo questo. La squadra vincente, quando si lavora il medico, l'osteopata, il fisioterapista insieme all'odontoiatra per curare non solamente i denti, se non tutto il corpo. Questa è la squadra vincente della RMP. E la terapia è una terapia che deve essere sistema stomatognatico, sistema tonico posturale e quello della stabilità. Quando il sistema stomatognatico non entra in crisi col sistema tonico posturale, noi abbiamo stabilità e non ci sono recidive e non si rompono gli apparecchi e non si rompe niente e non ci sono pazienti che vivono male. Per quello bisogna camminare verso il futuro aumentando il nostro sapere. Questa è un po' l'idea della nostra scuola. Voler cambiare un paradigma, cambiare che paradigma? L'obiettivo diagnostico. L'obiettivo diagnostico è portarlo da locale, come normalmente lo facciamo noi. Noi facciamo diagnostico sulla bocca, il medico fa diagnostico sulla torrelaringologia, il fisiatra è un po' quello che integra, come tutto, le manca la bocca, no? Portarlo a interdisciplinare, parlare lo stesso linguaggio, diagnostico-terapeutico. Grande lavoro mi è costato in 33 anni di cambiare questo paradigma, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Se noi guardiamo questo, possiamo dire di tutto, possiamo dire io è di sopra, è di sotto, devo espandere, non devo espandere, devo mettere l'apparecchio, devo fare questo, devo fare l'altro. Però se uno va avanti e incomincia a guardare questo, e guarda anche questo, già vede che la testa è sbagliata, che la postura della testa è sbagliata, già incomincia a vedere altro, già incomincia a vedere la postura, guarda che questo ragazzino sembra la Torre di Pisa, e le curve che sono sbagliate, e la postura è sbagliata, come faccio io attraverso un apparecchio a curare questo? Credetemi, è assolutamente impossibile. E come fanno i fisioterapisti e gli osteopati a lavorare se noi non facciamo una buona terapia antognatica? Anche è assolutamente impossibile. Guardate, postura associata al sistema stomatognatico. Guardate un altro bambino, guardate questo viso, questa alterazione del corpo, guardate la testa in avanti, torsione delle spalle, guardate questa postura, è sbagliatissima.
Guardate le ginocchia di questo bambino, come sono ceduti, le spalle di questo bambino, come sono in rotazione, cose che normalmente non guardiamo noi. E guardate questo, ma non guarda neanche il medico, purtroppo, convergenza, sistema oculomotore, l'appoggio del piede. Qua la causa che sicuramente sta generando primariamente qualche problema. E questo oggi non ha creato tanto problema qua. Ma se si lascia così lo creerà. Per questo è importante prevenire nella gente giovane. Io vivevo tanti anni fa seduto lì sopra, in un molare. Per me la prima classe mi avevano insegnato che era il centro dell'universo, era il sole, in cui tutto girava intorno. Poi mi sono reso conto che era sbagliato, che non è la prima classe che dà stabilità. Che non si è, sono saltato un po' da lì a lì e poi mi sono reso conto che era importante questo, che era importante parlare del resto del corpo. Io volevo rendere omaggio al professor Mutz di Bologna, grande, grande maestro. Lui nell'anno 1936 parlava delle correlazioni tra la bocca e il corpo. Se parlava nel 1936 è perché l'aveva studiato molto prima. Come la mandibola in anteposizione alterava la postura. Grande maestro, io rendo sempre in tutti i miei corsi omaggio a lui, Orlando lo sa, tutti i miei corsi, non c'è un corso in cui io non rendo omaggio a lui. Un grande allievo suo è stato un grande ortopedista d'Argentina, Ramon Torres, che ha portato anche questa filosofia, l'ha poi dimenticata nel paradiso, dimenticata da tutti, dimenticata assolutamente da tutti. Un corpo in equilibrio è un equilibrio della mente, la struttura e la chimica del corpo, vuol dire alimentazione. Non si può parlare solamente di una parte della struttura. Quando noi mettiamo un apparecchio stiamo curando solamente una parte della struttura, no? La RMP è nata con una riabilitazione, è nata 33 anni fa, tanti anni fa, come un metodo. Cosa è un metodo? Un metodo è cammino per arrivare alla meta, è un percorso che si fa per arrivare alla meta, che è guarire il paziente. È una filosofia, come dicevo Orlando, l'amore per la conoscenza, la RMP è studiare, noi siamo una grande famiglia in tutto il mondo che ci riuniamo a studiare tutti i singoli mesi, a tarda ora perché ci riuniamo con diversi fusi orari a studiare e a continuare a crescere. È un protocollo, una serie di procedure per fare un lavoro. Ed è anche una tecnica, lo strumento per fare un lavoro. E voi vedrete una parte della tecnica oggi e parlerò parlando del regolatore miofunzionale posturale. Ma come vedrete è una riabilitazione che equilibra tutti i sistemi, lo fa fisiologicamente e mette in equilibrio il sistema somatognatico con il resto del corpo. Ha una diagnosi clinica e strumentale con analisi supplementare, che non è il caso adesso di parlare, ma si studia la posturologia, il sistema stomatognatico, eccetera, eccetera, per arrivare anche a fare un'analisi strumentale della postura con la posturometria e la stabilometria e un'analisi di analisi supplementari per vedere l'alimentazione, per vedere come il corpo lavora con la biochimica. La filosofia è molto semplice, voi oggi vedrete una parte della filosofia che è il regolatore. La filosofia dell'RNP è molto semplice, il nostro sistema nervoso centrale è un computer che lavora antico, che lavora da tanto tempo e tutti quelli che lavoriamo con computer, oggi i bambini che lavorano con i computer lo sanno che non possono mettere un software nuovo al computer se un hacker ha infettato il sistema. E per quello abbiamo un antivirus, per difenderci. Quando il computer è pulito mettiamo il software nuovo. Ogni volta che noi facciamo una terapia stiamo inserendo un software nuovo al computer. Il computer ha un'informazione già che arriva, non antivirus. Anche se l'informazione è sbagliata lui la memorizza e reagisce sbagliatamente. Allora perché dobbiamo capire questo? Perché la filosofia dell'RNP è questo proprio, deprogrammare quella parte sensoriale. La deprogrammazione è l'antivirus, togliere al sistema nervoso centrale, al computer, togliere tutta quell'informazione negativa per permettere un buon equilibrio, per dopo riprogrammare quello che si deve riprogrammare, quello che non l'ha fatto da solo, no? E la deprogrammazione sensoriale agisce a 360 gradi.
Il regolatore forma parte del sistema somatognatico nella sua età di crescita ed è l'ortopedia craniofacciale posturale. Questo apparecchio perché è nato così? Perché è un apparecchio che deprogramma il sistema e lo riprogramma costantemente, e per quello l'ortopedia craniofacciale è molto importante, perché io sto crescendo con questo bambino e non posso deprogrammarlo per riequilibrarlo per dopo riprogrammarlo, lo devo fare in contemporanea e per quello devo avere un apparecchio che mi permetta fare questo. Il regolatore è un po' l'insieme di tutte le altre filosofie. Se vedete lì c'è un piano come Planast, si può modellare. Scusate la mia voce, ma ieri ho fatto tardi con una conferenza. Allora, il regolatore può inclinare, filosofia di Planast, c'è un Omega, c'è Bimler, c'è Frenkel, ci sono tutti i miei maestri, che ognuno di loro aveva una parte della verità. A me è venuta un po' la scintilla così di metterli assieme a tutti. E qua, se vedrete, c'è la filosofia di tutti i grandi maestri dell'ortopedia. C'è da Frenkel, Adler, c'è la parte di ogni, e non c'è un apparecchio per cui io dico per questo faccio questo. È un apparecchio che deve essere disegnato dal clinico, disegnato studiando ogni singolo paziente, e deve poi essere progettato e costruito per un tecnico che capisca questa filosofia, perché se non capisce questa filosofia lo costruirà male, perché l'importante è la progettazione che deve fare un clinico, la costruzione che deve fare un tecnico, ma la cosa più importante è l'attivazione di questo apparecchio. Questo apparecchio viene già preconcepito, ma poi va riattivato e va stimolata la crescita, e lavora in tre sensi dello spazio: il senso anteroposteriore, verticale e orizzontale. Vuol dire che è un apparecchio complesso, complesso. È geniale, ma se si fa tutto quello prima, se no non serve. Ma è un apparecchio che lavora tantissimo, lavora di notte, ma deve essere progettato. C'è una scheda di progettazione, il clinico deve completare quello, non dirle signor Orlando faccia l'apparecchio. Al signor Orlando devono arrivare delle belle impronte, che lui farà dei bei modelli, che metterà nel suo laboratorio e che eseguirà la progettazione clinica. Se si fa così, questo apparecchio lavora molto, molto bene. E fare non sempre lo stesso, fare qualcosa di diverso. E l'RMP è questo. RMP è pazienti che si possono curare da piccoli, come i casi che vedrete qua, casi che con delle patologie particolari, che attraverso tutta la terapia, come va cambiando, come va guidando, se va guidando l'ortopedia, e poi alla fine, se serve, l'ortodonzia anche per fare l'allineamento. Come si fa la crescita, come va cambiando il paziente piano piano per arrivare a quello. Ma più importante, sì una bella arcata, sì una bella occlusione, ma più importante è che questo paziente abbia una bella armonia posturale, che abbia una bella correzione della postura. E prima, e qua serve la misurazione, che prima era così come sopra e sotto ha corretto la sua postura. Questo è il goal della RMP, non lavorare semplicemente con la bocca. Vedete qua, sì, si possono fare tante cose, però lo più importante non è fare solo questo, se non che questo abbia anche corretto la postura. Ed è un po' l'idea, misurare. Misurando noi vediamo prima e dopo l'equilibrio, come uno può ottenere clinicamente, strumentalmente, anche qua, ma è lavorare modellando questo paziente, come cambia, vedendo come il bambino cresce, come il bambino va avanti, come si può correggere, sì, tutta la parte disfunzionale, si può correggere l'occlusione, perché indubbiamente adesso lavoriamo noi per questo, per fare delle trasformazioni a livello locale, però che questa trasformazione a livello locale non sia solo settoriale, se non che questo paziente che noi vediamo lì, come era prima a sinistra e come è dopo a destra. Questa è un po' la filosofia dell'RMP. Lavorare in interdisciplina, lavorare con una squadra vincente dove ci aiuta anche il medico, l'osteopata, anche noi abbiamo un altro concetto, e dove prima di tutto è giuramento ipocratico, primo non nuocere,
Primo, non fare danno, fare lo più semplice. E la filosofia dell'RNP è basata su una frase di San Francesco. Fai prima il necessario, poi il possibile e vedrai che potrai fare l'impossibile. Noi vogliamo partire dall'impossibile ed è veramente impossibile fare questo. Prima è necessario, questa è la priorità di terapia. E un po' questa è la struttura del nostro corso, come vedete si fa la parte online così e si fa la parte di studio teorico per poi dopo arrivare alla pratica, è un corso strutturato con ripetizioni eccetera eccetera, e questo è il libro che è uscito adesso in italiano, è uscito in tre lingue, l'ultimo è stato l'italiano, ma adesso c'è in italiano anche la versione della RNP. E questo era un po' quello che volevo trasmettere, voglio lasciare spazio adesso a Orlando, non voglio rubare più tempo, Orlando ti do la parola sì. A te. E così tu puoi, perché non è che abbiamo tanto tempo, spero che sia stato un po' chiaro quello che avevamo parlato della filosofia, che alla gente le sia capito un po' la metodica dell'RNP. Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Questo è il protocollo RNP, dicevamo che il regolatore non si colloca nell'apice della piramide, ma in basso, deprogramma e riprogramma. Chiaramente il regolatore non è l'unico apparecchio utilizzato in RNP. Le basi, qui il professore ha fatto accenno alla prima classe di Engel, che è la chimera che tutti vogliono raggiungere. Qui la distinzione è tra disfunzione e dismorfismo, la distinzione principale. Il regolatore funziona nella disfunzione, perché programma e riprogramma. È un apparecchio miofunzionale posturale, di ortopedia craniofasciale, funziona nei tre piani dello spazio, verticale, anteroposteriore e trasversale. È un elemento totalmente regolabile, viene preattivato e successivamente riattivato dal clinico. Viene portato solo di notte e gli altri dispositivi della RMP sono le placche, che tutti conosciamo. Il BED, che è aiutami te Silverio a dare una definizione al BED, ci sei? Non c'è. È un preformato. Il BED è un deprogrammatore per l'adulto, è un deprogrammatore termoplastico che si adatta in ogni situazione, si chiama Body Equilibrium Device, non è un solito byte, è un deprogrammatore che annulla il sistema masticatorio e che permette anche in ogni fase di terapia posturale poter riadattarlo molto semplicemente. Non ho parlato di questo perché non era il tema oggi, no? Poi comunque si usa ortodonzia fissa e piste. Sempre delle piste sono dei rialzi masticatori con l'anatomia simile, molto simile al biotemplate di Ricketts o altre cose. Il regolatore da quando si può portare, quando può essere utilizzato, da quando il paziente può capire, quindi 4-5 anni, dipende dalla maturità psichica del bambino, fino alla fine della crescita, non oltre. Non si prende un morso di costruzione, si registra la posizione abituale del paziente, il regolatore si costruisce in vertioclusore, con il successivo rialzo si ottiene automaticamente il cambio di posizione mandibolare. L'importanza della progettazione, ho detto anche prima del professore che è impossibile per noi tecnici costruire un regolatore giusto, adatto al problema da trattare. Quindi è stato formulato questa scheda, dove facilmente, anche lavorando con clinici che non parlano la stessa lingua, è molto facile capire la progettazione e fare la progettazione. Impronte, c'era. Il regolatore è costituito da alcuni elementi base che ritroviamo su tutte le varianti. Un arco vestibolare, che può essere superiore o inferiore, l'I-bumper, che può essere superiore o inferiore, il piano occlusale e delle alette linguali nell'arcata inferiore. Componenti accessori, viti, molle, scudi ed altri elementi attivi se richiesti. Il primo elemento è l'ansa palatale, che può essere un omega semplice, semimultipla, quindi più elastica della precedente, e la multipla, dove è necessaria una elastica. Sì? Dimmi. No, è una cera inabituale, non c'è avanzamento, solo in verticalità. Poi la verticalità è chiaramente correlata al biotipo, quindi in un brachi si può rialzare di più, in un dolico un po' meno. Sì, omega multipla, molto elastica, molto difficile da attivare, il bottone linguale che dà stabilità trasversale all'apparecchio,
perché il regolatore poi vedrete è tagliato, quindi è un po' come il dimmer, quando si tocca qualcosa si scassa qualcos'altro, quindi l'attivazione è molto difficile, sembra un apparecchio semplice ma è difficile da costruire e soprattutto da attivare. L'arco vestibolare, scudi inferiori o superiori a seconda delle esigenze, l'arco inferiore nel caso di non voglio dire terza classe, di posizione avanzata della mandibola, il libanter che può essere superiore o inferiore, ha delle anse di compensa, a differenza delle pelotas di Frenkel, qui vanno inserite delle anse per poter muovere. In fase di deprogrammazione di solito non si attiva, quando poi è necessario fare dei movimenti, stimolare, il bumper può essere modificato in senso antero-posteriore. Le alette inferiori, costruzione, modelli, si procede molto spesso a una ceratura, che la ceratura è quella preattivazione, chiamiamola, che si dà in fase progettuale, sempre su indicazione del medico. L'ordine dei fili all'interno del corpo in resina, lo dicevamo prima sul Frenkel, una certa schermatura per evitare che la resina coli da tutte le parti, quindi la schermatura rende più pulito il lavoro, la ceratura inferiore lasciando dei contatti verticali alla resina. Quindi penso che non, anche perché la ceratura viene fatta in base alle esigenze del clinico, quindi non c'è tanto da commentare. La modellazione dei fili, qui vediamo che ho messo dei ganci a palla che quasi mai comunque si usano per dare una stabilità all'inizio all'apparecchio ed evitare che venga espulso dalla bocca, ma generalmente l'apparecchio è libero, come tutti gli apparecchi funzionali è libero all'interno della bocca. L'ordine dei fili, resinatura, rifinitura, sì, io lo faccio in due parti, poi assemblo alla fine, quando ho rifinito la parte inferiore e la parte superiore si inizia a regolare in altezza e poi si uniscono i due apparecchi. Alcune varianti, morso inverso, quindi arco inferiore, pelota superiore, si fa uno scarico molto simile per gli scudi del Frenkel. Si può preparare quando è necessario e richiesto anche lo spazio di eruzione, una nicchia come nel bionato, in modo tale che il dente in eruzione trovi il suo spazio libero. La possibilità di usare lo scudo monolaterale soltanto da un lato, sempre questo in base alle esigenze cliniche. Con questo penso che ci siamo, questo è il gruppo di Cuba con alcune dottoresse messicane, vedete che dietro c'è la stessa diapositiva che io ho messo a sinistra e adesso metteremo anche il gruppo IOT nella prossima conferenza, la bandiera italiana c'è già, queste sono date alcune sicure, altre ancora da decidere, dove andremo a diffondere l'RMP a febbraio in Messico, poi in Argentina, Perù e a novembre in India per il secondo congresso RMP. Io ho concluso, doppio applauso anche per il professore. Ci sei Silverio? Silverio? Ecco, no, abbiamo finito. Se ci sono delle domande... E io sono qua, vi voglio ringraziare l'attenzione che avete avuto, è un'eccellente presentazione Orlando come sempre, complimenti. Complimenti a tutto il gruppo e grazie per l'invito che avete fatto di partecipare così in forma virtuale. Qualche volta ci troveremo in forma presenziale sicuramente. Nessuna pregunta? Ok, possiamo chiudere il collegamento? Lasciamo spazio alla... Ringraziamo il professor Di Rocca. Sì, Francesco, vuoi dire due parole, Francesco? Ti faccio salutare da Francesco, che è il presidente uscente siciliano DOC e oggi chiude il comandato, giusto? Sì. Professore, ci sente? Ti sento bene, tanto piacere. Grazie. Francesco, un abbraccio grande. Grazie, un piacere nostro e grazie del suo entusiasmante intervento. Grazie e buon lavoro. Un applauso per lei, grazie. Grazie a tutti voi e buon proseguimento della serata. Un abbraccio a tutti e buon proseguimento del congresso. Arrivederci a tutti.
Ciao Silverio, ciao. Ciao, ciao Orlando, buon proseguimento, ciao ciao.